Thank you.
rappresenta quella che è la vita di noi meridionali, di noi siciliani, una vita che è stata segnata da tanti eventi importanti, negativi, positivi. Uno dei nostri figli della terra di Sicilia che ha contribuito a difendere la nostra patria, come sapete, ha fatto anche lui la guerra, è stato prigioniero di guerra. Tante cose che non erano per re. Io mi hanno dato ad essere, per scrivere, ad essere l'auto dei propri edifici. Sette mesi, scrivarono te, scrivere i ricci e i soldati in Sardegna. Le cose. Che ci è da uno? Capita, 100 anni di dimenticare quante cose può anche capitare. E magari se vi ricordate mentre parlavo, lo potete dire, mi interrompete tranquillamente. Lo potete dire tranquillamente. Siccome non ha mai fatto politica, abbiamo pensato con l'amministrazione di fargli fare almeno per un po', qualche ora il sindaco, e quindi gli abbiamo accolto, siamo andati a prenderlo a casa e io gli ho fatto il passaggio di testimone, gli ho dato la mia fascia. E quindi una cosa incredibile, senza le fatiche di una campagna elettorale, senza promesse, avete fatto il sindaco, quindi un applauso al nostro sindaco onorario. Amano Antonina, Angelina e Nino, e lui per la famiglia sostenere lavora tanto e prova ogni mestiere. Piano piano, inesorabile, il tempo scorre e oggi il signor Mario Chinuzzo è una persona speciale perché secolare. Rivive la sua vita con le gioie, le lacrime e i sorrisi. Ripensa le fatiche e ricorda la vissuta guerra, ma ha vinto ogni battaglia di questa terra. La sua vita è ormai tranquilla, ma lui non molla. Il traguardo raggiunto è veramente straordinario e lui oggi festeggia il centenario. Tanti auguri da amici e parenti che qui sono presenti e da noi tutti un augurio sentito e cordiale giunga a voi, uomo forte, onesto e leale, l'amministrazione comunale di Fiume del Lissi. Ciao.
cent'anni e tutta la comunità di Fiume di Nisi insieme ai vostri familiari, figli, nipoti vi hanno festeggiato. Cosa provate oggi? Una soddisfazione. Vi aspettavate tutti questi festeggiamenti, banda musicale, festa? Sì, qualche cosa mi aspettava, ma non complicata, insomma complicata, cosa si fa per Benino. Sono stato contentissimo. Una bella soddisfazione. Sì, e che per strada mi ero stancato che momento. Ma... In 100 anni sicuramente tanti ricordi, uno in particolare che le è rimasto più impresso? Non ho litigato, cioè non ho mai bestecciato con gente, perché io ho occasione, perché io facevo muratore, facevo, quando era libero, quando non facevo soldato. Che come dire, sciarriai con chi, non c'è, non esiste, non c'era. Quindi una persona pacifica. Sì. E adesso, ha detto Don Mario, da oggi ricomincio una nuova vita. La serata si è chiusa con il brindisi finale e con una grande torta, tra applausi, abbracci e musica popolare.